Uno dei primi divi della canzone fu in assoluto Alberto Rabagliati, che si affermò agli inizi come sosia di Rodolfo Valentino. E vinse la selezione in Italia come sosia di Rodolfo. E insomma, lui lanciò un ritmo, non poteva dire lo swing perché era vietato allora, tutti i termini inglesi. E allora si chiamò ritmo sincopato, che la gente dice, ma che è successo? Ha preso una sincope? No, era il tempo dell'orchestra, il ritmo, che era il ritmo sincopato. Stasera un po' di follia, ti ho portato in un locale tipico degli anni 20, forse tu questi locali non li hai mai frequentati, vedi, tutto esaurito. Non l'ho frequentato. Ci hanno riservato un tavolo solo per noi. Non li ho frequentati, so bene. Ma li conosci? Questo fenomeno decadente del primo dopoguerra in cui si consumava la debauche degli scettici e delle magliarde. Chiamiamo il direttore. Direttore! Oh, buonasera signori, buonasera. Bonsoir, comodi messieurs. Da qui loro possono vedere riunita tutta la fauna dorata della città. Viveur, cocotte, scettici blu, milionari al verde, nobili decaduti, tutto ciò che tra poco verrà inghiottito dalla marea montante della storia. Dunque, in Italia il ciclismo fu subito popolarissimo, campioni come Girardengo, Ganna, che era un muratore, Guerra, Binda, che fu invitato a non correre perché vinceva sempre lui, lo pagarono per non farlo correre. E poi Bartali e Coppi, la grande rivalità, la grande dualità tra Bartali e Coppi. Bartali ha cominciato a vincere prima della guerra, nel 36-37 fece il Giro d'Italia, poi durante la guerra, cosa che si è scoperta soltanto da poco dopo la sua morte, contribuì a salvare centinaia di ebrei. 800. Non l'aveva, sì, 800, non l'aveva mai detto, infatti c'è un albero che lo ricorda in Israele, veramente un eroe silenzioso. Chi era invece Fausto Coppi? Fausto Coppi era un eroe ciclismo ma sfortunato. E nel 40 vinse il suo Giro d'Italia come gregario di Bartali, poi passò alla Legnano, che era una marca concorrente, cioè dalla Legnano passò alla Bianchi, che era una marca concorrente appunto rispetto a Bartali, e vinse 4 Giri d'Italia e 2 Tour di Francia. Ed ebbe una vita difficile. Sì, difficile, perché nella sua storia di uomo entra a un certo momento la dama bianca, Giulia Occhini, e lo scambiano, lei era sposata con un medico, lasciò il medico per seguire lui, addirittura fece anche qualche mese di galera, insomma fu uno scandalo veramente. Tra gli anni 40 e 50 l'Italia era divisa in due, c'erano i sostegni bartaliani e tu i che cos'eri? Io bartaliano. Io coppiano, guarda un po'. Non ce l'eravamo detto. Se fatto apposta. Che furono protagonisti di un famoso episodio sul Pordoi. No, sul Giro di Francia. Il Giro di Francia fu una cosa veramente stranissima, vero? Abbiamo il settimanale, vedete, questo passaggio della bottiglia. Eccolo qua. E chi ha passato la bottiglia a chi? Chi ha passato la bottiglia a chi? Dunque noi abbiamo anche un filmato. Dal filmato vediamo. Secondo me si capisce, vediamo un po'. Eccolo fu qua. Bartali a passare la bottiglia a Coppi o fu Coppi a passarla a Bartali? Mandiamo il filmato così si vede chiaramente. Ecco, il filmato dell'epoca, siamo al Tour de France. Adesso con tutto il rispetto che c'è stato Bartali passato a Coppi, vero? Insomma. Comunque, per sapere come sono andate le cose, noi abbiamo la gioia enorme di collegarci adesso con un grande campione, il terzo incomodo tra Coppi e Bartali, un passista eccezionale, il grande Fiorenzo Magni.